Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Parma Cosenza, terza giornata del campionato. Tra poco sentiremo le parole del nostro allenatore Fabio Pecchia, ci sono già i giornalisti presenti che andiamo a salutare. Cominciamo subito con la prima domanda con il giornalista di TV Parma, Luca Ampollini. Buongiorno mister. Buongiorno. Ci prepariamo a questa partita molto importante, no? Perché si è arrivati da una partita col Bari tecnicamente molto importante. Un passo indietro, lo dico io, col Perugia, dove non si è visto un Parma così brillante a causa di mille motivi. La squadra come sta alla vigilia di questa sfida? Sì, io aggiungerei anche dal punto di vista tecnico il Bari è una partita di alto livello, una partita a Perugia dal punto di vista caratteriale di alto livello. Poi senza andare nel dettaglio poi dell'aspetto tecnico, però dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto grandi passi avanti perché la squadra ha risposto molto bene. Ora bisogna abbinare le due cose perché bisogna vincere le partite. La squadra sta bene, sono tutti a disposizione, a parte insomma Cobaut e Osorio, quindi tutto bene. Le faccio due nomi, Charpentier e Caramò, sono due novità? Charpentier non è un giocatore nostro, Caramò è un giocatore nostro, e quindi c'è poco da dire. Fa parte del gruppo, voglio dire, Caramò. Caramò è un giocatore del Parma e chiaro non l'ho avuto a disposizione, però è un giocatore solo per una questione di tempistica, insomma fino adesso non c'è stato con noi. Però ripeto, sono due discorsi diversi. Caramò è un giocatore del Parma e Charpentier non è un giocatore del Parma, quindi c'è poco da parlare. Ultima per me, parlavamo prima, abbiamo accennato dell'esordio col Bari, tecnicamente molto valido, e della partita di Perugia, hai sottolineato come caratterialmente la squadra abbia risposto. Forse il Parma deve migliorare quando ci sono situazioni in cui non emergono le qualità tecniche di cui questa squadra dispone, campo, avversario scorbutico, partita sporca, cioè il famoso piano B. In questo piano B la squadra deve migliorare secondo te? Ma intanto sull'aspetto dei duelli, noi abbiamo affrontato una squadra che è il Perugia, ma ormai già è parte del passato, questo ci servirà poi per le partite future, perché abbiamo dimostrato che anche nei duelli ci siamo andati, abbiamo vinto più duelli del Perugia, una squadra che fa quel tipo di calcio e noi in quello siamo stati, abbiamo vinto più duelli dal punto di vista fisico ci siamo stati. Ma questa squadra deve continuare a giocare a calcio, a migliorare, ha tanti aspetti su cui lavorare, tante cose dobbiamo migliorare, questo è evidente, siamo nella parte iniziale, ma deve utilizzare assolutamente quella qualità che ha a disposizione. E poi vincere le partite continuando a giocare, e quando siamo nelle ultime parti finali, perché tante volte ci troviamo negli ultimi 30 metri che occupiamo, dovremo occupare meglio quella zona e per avere poi più possibilità di portare uomini nelle migliori condizioni per concludere e trovare il gol. Quindi ci sono tanti aspetti su cui migliorare. L'aspetto B, io credo che già per poco, io credo, anzi sono convinto che l'hanno fatto vedere i ragazzi a Perugia. Perché insisto a dire che giocare in un campo dove non si giocava, noi abbiamo fatto cose straordinarie, perché forse dalla televisione tanti non si sono resi conto. Quindi la squadra ha voluto duellare, ha duellato, ha combattuto e è quello che doveva fare. Francesca De Vincenzi, Parma Press. A proposito di qualità e di cose da migliorare, rimango sul Bari perché a Perugia non era un campo, secondo me, nemmeno giocabile, quindi lasciamo un attimo da parte Perugia. Col Bari abbiamo visto Bernabé, Vasquez, Mihaila, tutti giocatori di estremissima qualità, nessuno di loro che tende a rientrare. Possono coesistere, secondo lei, nella sua testa? Cioè, il Parma può permettersi di essere così avanzato, così sbilanciato in avanti? Io aggiungerei anche un'altra cosa.
e che Mihai, Laman, Vasquez non corrono solo avanti e riescono a fare anche le due fasi. E a Perugia abbiamo giocato e riuscivano a fare le due fasi, quindi non è una questione. Sì, è vero, hanno giocatori di qualità, ma hanno anche energie, hanno anche fisico, hanno qualità per correre, per cui possono correre avanti, indietro. Io non la vedo così. È una questione di mantenere e di coprire il campo in maniera un po' più equilibrata. E a Perugia, nonostante tutto, noi abbiamo, che è una squadra che lavora sulle ripartenze, che è molto pericolosa sulle ripartenze, abbiamo subito veramente poco, nonostante le difficoltà nella gestione della palla. Per cui, ritornare sul discorso, se in questo momento questi giocatori, noi dobbiamo giocare per vincere le partite, se abbiamo bisogno di giocatori di qualità giocheremo in questo modo, in questo momento stanno nelle migliori condizioni, ma non vedo un discorso di Man, Bernabé, ma poi ci sono tanti altri, Benek, Bonni, Tutino, che chi scende in campo deve essere in grado e sono in grado di poter fare le due fasi, di correre in avanti e correre indietro. Si sono viste poche palle verso l'area, però, cioè, sono tutti giocatori che hanno cercato di accentrarsi, poche palle verso l'area. Va forse migliorato il dialogo, tra virgolette, con l'inglese o con chi è la prima punta, o è un tipo di gioco che lei chiede proprio che sia così? No, questo sì, e questo è anche un aspetto, dobbiamo premiare di più Bob, perché tante volte il suo movimento forse è una questione di meccanismi che dobbiamo migliorarli, perché va premiato, tante volte mi piace cercare la verticalizzazione, mi piace andare alla profondità e va premiato, perché è in grado di farlo, lo fa con forza anche i tempi giusti, alcune volte perdiamo un tempo in più e questo ritarda l'azione. Mister, buongiorno, Vittorio Rotolo, Gazzetta di Parma. Buongiorno. Mi chiedo, domani c'è il Cosenza, che è una squadra che ha avuto una partenza sprint, mi chiedo se se l'aspettasse e come giudica questo avversario e cosa deve fare, come va interpretata questa partita? Ma questo è il piccoli segnali, assaggi di Serie B. Ha vinto con merito due partite, una squadra anche abbastanza veloce, una squadra che ha anche qualità in avanti, fa parte, questo rappresenta il nostro campionato, giochiamo contro la prima della classe e noi dovremo affrontarla con quello spirito, con quella voglia, come bisogna fare sempre, giocare per vincere, avere una voglia di vincere che deve andare al di là chiaramente per vincere bisogna curare i dettagli, però bisogna avere una voglia forte, matta, di portare a casa i punti, i tre punti. E chiedo anche un giudizio su Ansaldi, che è arrivato, insomma, come sta, che contributo può dare secondo lei a questa squadra? Ma oltre che tecnico, anche di una forma di leadership che non guasta mai, giocatore di qualità, un giocatore, ma più che altro è in grado di poter ricoprire diversi ruoli e questo già è un grande vantaggio, perché giocatori duttili vanno sempre bene, oltre che avere la qualità è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli. L'ho trovato bene perché nonostante viene da un periodo da lontano, insomma, dalla gara, però sta in buone condizioni, gli manca solo giocare in ritmo gara, giocare, stare sul campo, fare partite e presto, io credo veramente non ci verrà molto tempo per vederlo in campo. Mi ricollego a questo, lui è un ambidestro, quindi lo può usare sia a destra che a sinistra. Sì, questo è stato l'ha dimostrato poi nella sua carriera, di poter ricoprire due ruoli, insomma, le due fasce, non i due ruoli, perché sì, veramente ha ricoperto tutti i ruoli. E poi quando uno giocatore ha qualità... Proprio perché ha ricoperto tutti i ruoli, ha giocato mezzala, ha giocato di punta, lei come pensa di impiegarlo? Ma sicuramente più un giocatore di fascia, sì. No, più di fascia, un giocatore che sì, può ricoprire nelle zone di fascia, quindi come terzino, come esterno alto, anche perché negli ultimi anni giocando sempre in squadre con il quinto e quindi comunque la fascia la ricopriva con qualità, per cui
Vedremo di volta in volta dove ne avremo bisogno, le esigenze della squadra. L'importante è che sia nel gruppo, che possa dare quello che tutti ci aspettiamo. Faccio un passo indietro, mister. A Perugia, a parte il campo che c'era però per tutti e due, si è visto un pressing meno aggressivo, meno alto? Giocare contro una squadra che non gioca e il pressing offensivo effettivamente si fa fatica a farlo, perché erano sempre gioco diretto, palla lunga, palla nello spazio, quindi dovevamo trovare il giusto compromesso per non alzare troppo la linea e essere aggressivi, ma c'è stato a tratti c'è stato il 70% di possesso palla, quindi la palla ce l'avevamo avuto quasi sempre noi, e quindi di pressing ultra offensivo è stato difficile farlo. Poi ci sono stati dei momenti in cui dovevamo rifiatare e evidentemente dovevamo trovare un po' spazio per abbassarci, per recuperare più energie. Anche perché quando vi allungate e voi diventate più perforabili, si è visto con dei contropiede che avete subito. Sì, una volta sono stati pericolosi, ma non perché il nostro pressing è stato fatto con tempi sbagliati e lì c'è stata un'opportunità di Melchiorri, questo sì, ma non perché fossimo squilibrati, perché quando il pressing non viene portato con i tempi giusti e salta una linea di passaggio e si può poi creare quella pericolosità per l'avversario. Concordo che domani è forse la prima partita contro una squadra di categoria. Lasciamo stare che vi ha vinto due volte e ha detto meritatamente, io non sono d'accordo, perché ho visto le partite, a Benevento diciamo ha avuto buona sorte, almeno, in casa un po' meno. Ecco, parliamo invece della partita, proprio come ha chiesto il collega. Questa è forse la prima volta che affrontate una squadra di categoria che gioca come praticamente si pensa ha giocato il Perugia. Di categoria le erano anche le altre, non vedo troppa differenza, per cui sì, una partita, una squadra che qualche mese fa si è salvato con grande merito facendo un grande risultato, raggiungendo un grandissimo obiettivo, hanno cambiato diversi giocatori, hanno cambiato la guida tecnica. E io parlo, quando una squadra vince, vince perché ha voluto vincere. È vero che ha subito il Benevento, però alla fine, il secondo tempo, ha voluto vincere più del Benevento. Quindi poi... Buongiorno mister. Arriva l'ultima gara, no? Con il mercato aperto, lei dirà, probabilmente meno male, non vedo l'ora che finisca. Però... No, più che altro l'ultima conferenza, dai. Cioè non la partita, sì, la partita mi cambia poco, perché poi... È difficile. È una partita più o meno, quindi è l'ultima conferenza che... chiusura del mercato. È difficile parlare della partita, soprattutto per noi, però le chiedo appunto che cosa si aspettano da questi ultimi giorni e dove va rinforzata appunto la squadra, se va rinforzata. No, io mi aspetto domani la partita, abbiamo bisogno di giocare per i tre punti, c'è voglia di fare, la voglia di continuare a creare e coltivare questo entusiasmo che c'è intorno alla squadra, perché anche domani vedo che c'è c'è entusiasmo intorno al gruppo squadra, alla gente che è venuta a Perugia. Io devo pensare a questo, non voglio sviare, non voglio non rispondere alla domanda sul mercato. Questa squadra ha bisogno di continuità, di lavoro, di entusiasmo e di vincere le partite. Poi un giocatore in più, un giocatore in meno, troppe volte ci focalizziamo come che un giocatore possa cambiare le ambizioni di una squadra. Io devo creare un gruppo forte, un gruppo, un'anima forte, in grado di giocare. Poi un giocatore in più, un giocatore in meno, non cambia questo. Quindi per creare un gruppo forte, diciamo così, non c'è bisogno di andare ancora a pescare? Oppure, perché prima si parlava di Ansaldi, di Caramò, tutta gente comunque che può dare un grande contributo, come ha detto giustamente lei. Che cosa serve per fare quello scatto? Perché la squadra ha entusiasmo, ha fatto una grande partita contro il Bari, almeno nel primo tempo. Serve qualcos'altro, oltre che a vincere chiaramente le partite? Ecco, bravo. Io credo che il punto è proprio quello, il punto chiave è quello. Perché questa squadra, questo gruppo, con tanti giovani, forse il gruppo più giovane della categoria,
i giovani hanno delle potenzialità che tanti ancora devono esprimere, per cui questo lo dirà il tempo, le partite, e quando si crea una mentalità vincente, e che bisogna avere il tempo e la pazienza per costruirla, quando si creerà questi giocatori non si sa cosa possono dare e dove possono arrivare. Quindi al di là di quello che è il mercato, questo gruppo ha bisogno di dare continuità, credere nelle proprie capacità, fiducia nel lavoro, fiducia in loro stessi, io ho grandissima fiducia in loro, per cui e pensare a vincere le partite. Le chiedo come sta, a proposito di giocatori che non hanno magari espresso tutta la potenzialità, le chiedo come sta Tutino, che periodo vive, le chiedo contestualmente come ha trovato anche Inglese, un po' forse troppo bersagliato dalle critiche dopo la partita col Perugia. Gennaro sta bene, ha fatto anche nell'ultimo periodo un continuo miglioramento, in continua crescita, in continua voglia di voler dimostrare, dare un contributo al gruppo. Io su Bob, fino a quando lo vedo lavorare in questo modo, giorno dopo giorno, e lavorare per la squadra, il gruppo, deve avere la considerazione dal gruppo, dai propri compagni e dallo staff tecnico. Mi rendo conto, intorno ci si aspetta sempre di più da un giocatore di un certo livello, ma sono strafelice perché lo vedo tutti i giorni in questo modo e lo vedo lavorare sempre alla grande. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Pregi e difetti di questa squadra da quando è arrivato a Parma, quali sono gli aspetti negativi, gli aspetti positivi su cui è riuscito a lavorare, è riuscito a mettere mano e magari anche a cambiare idea o comunque a dover considerare ancora magari gli aspetti negativi su cui lavorare nelle prossime settimane? Beh, questo non lo so perché... Cioè, cosa è cambiato da un mese e mezzo? Ma cosa è cambiato? Io non c'ero prima, non so cosa è cambiato. Io vedo lavorare il gruppo, lo vedo lavorare da 2 mesi e venire al campo per me è un piacere perché li vedo sempre con una grande voglia, grande applicazione, voglia di apprendere cose nuove, grandissima disponibilità. E a tratti, secondo me, abbiamo fatto anche delle cose anche per me inaspettate, perché in breve tempo abbiamo fatto a sprazzi un bel calcio giocando con convinzione, con qualità, con velocità, quindi io sono contento di quello che hanno fatto fino adesso. E nelle prime 2 gare di campionato ha provato, a partita in corso, chiamiamolo l'esperimento, Vasquez come centravanti con il trio di fantasisti alle sue spalle, pensa che questa soluzione tattica possa anche essere riproposto con un avversario diverso, no? come il Cosenza rispetto al Perugia, magari per attaccare la partita in un modo differente? Ma queste sono delle alternative e dobbiamo tenerle sono tentativi, considerando l'avversario, considerando anche il momento della gara, ce la teniamo lì, perché no, può essere riproposta, può essere un'arma in più, può essere una soluzione, ecco. Buongiorno mister, Buellis di Tutto Sport, le chiedo di Buffon le condizioni, cioè è recuperato al 100%, è arruolabile o ancora... Gigi, ma già lo era la settimana scorsa, sono 20 giorni che lavora con il gruppo, con la squadra, ha risolto quello da risolvere, insomma, le piccole cose che ha avuto, e a parte insomma il toppo di Perugia, già doveva essere col gruppo, domani sarà con noi. Valore aggiunto, riferimento straordinario, per cui io sono felice perché abbiamo bisogno di lui, la squadra ha bisogno di un riferimento così di alto livello, quindi è con noi, ma lo era già da 10 giorni, quindi ha dato continuità, sta bene. Negli ultimi 2 anni questa squadra ha vinto poche partite al Tardini.
so, avvertito in una sola partita il peso, non so, c'è un peso del Tardini, c'è un problema Tardini? No, io voglio una squadra libera, sbarazzina, in grado di giocare in casa e fuori casa allo stesso modo. Questo è uno degli obiettivi e la squadra deve viverlo in questo modo. Lo stadio è bello e quando c'è gente è ancora più bello, per cui l'atteggiamento della squadra deve essere concentrata su quello che facciamo durante la settimana. Loro lo fanno alla grande, devono riproporlo allo stesso modo, sia se giochiamo al Tardini che giochiamo fuori dal Tardini. Sì, io ti volevo fare una domanda proprio da un punto di vista tattico che mi sono dimenticato prima. L'anno scorso Bernabé giocava sempre in un centrocampo con due centrali, molto bene con Juric, cioè ha avuto la sua esplosione giocando con... Quest'anno con Estevez ha avuto un inizio di stagione non così dirompente come l'anno passato. Questo solo perché deve migliorare la condizione o perché cambia il suo modo di giocare a seconda che abbia a fianco Estevez o Juric, che sono due giocatori di qualità ma con caratteristiche decisamente diverse? No, ma io, su Adrian è solo una questione di adattamento e di migliorare la propria condizione, perché è stato un crescendo, è partito in ritardo e già penso alla prima partita, è vero che giocava in fascia, poi ha giocato a Salerno dietro le punte e è stato un continuo miglioramento, la sua performance è stata sempre al di là poi di chi giocava e dove giocava, quindi ha giocato dietro con Estevez e Juric a Salerno e aveva fatto a tratti bene, poi con il Bari ha migliorato ancora, Perugia ha fatto una partita di sostanza che non era semplice e l'ha portata quasi a termine, quindi al di là di chi giocherà vicino, io credo è solo una questione di condizioni. Grazie a tutti. Grazie a